Assessore, una grande festa questa sera al primo comprensivo, ma effettivamente il clima festoso ha coinvolto un intero quartiere. Sì, un intero quartiere che abbraccia e celebra l'inizio di quest'anno scolastico con entusiasmo, con felicità, così come è giusto che sia. Abbiamo colto l'occasione, porta dalla dirigente Rosalba Marchiciana, per trasformare questo in un vero e proprio evento che possa essere utile non solo alla scuola, ma ad un quartiere intero che spesso ha vissuto nell'abbandono e nel dimenticatoio veramente dei cuori di tutti noi. Quindi invece oggi diventa un momento conviviale, un momento che, ripeto, come ho già detto prima, diventa solo l'inizio di una serie di utilizzi che ci auguriamo questo teatro possa essere, insomma, possano essere fatti diverse manifestazioni. Assessore, in quanto come soggetto della giunta politica che si occupa dell'istruzione, quindi di tutte le questioni che sono legate alle scuole, ha già fatto un giro in tutti gli edifici scolastici, si è già resa conto di quali siano le criticità e quali sono le emergenze sulle quali lavorare nell'immediato. Stiamo sicuramente attenzionando tutte le situazioni che si verificano nelle varie scuole. Io ho sentito un po' tutti i dirigenti, ho già risolto nei limiti del possibile quei problemi che ovviamente si manifestano all'inizio delle attività scolastiche e pian piano, diciamo, stiamo per risolverli. Ovviamente quello che preme sono i servizi, avviare i servizi, avviare il servizio mensa, che ormai partirà sicuramente a breve in tempi utili rispetto sicuramente al grave danno che è stato fatto rispetto all'anno scorso. Quindi un'attenzione continua, un dialogo continuo con tutti i dirigenti scolastici, questo è senz'altro il punto di partenza che mi voglio augurare possa essere foriero di tutti i risultati positivi per tutti gli istituti di Gela. Ovviamente il suo augurio a tutti gli studenti e a tutti coloro i quali lavorano nelle scuole. È chiaro che il mio saluto e il mio augurio di buon anno scolastico va a tutti, a partire dagli studenti e fine dal personale ATA, per passare a tutti coloro i quali collaborano in maniera diretta o indiretta nelle scuole, che sia un anno, ripeto, fondato sulla collaborazione, sul sorriso e sull'abbraccio che una città come Gela merita di avere, perché dalle scuole che partono le eccellenze che poi conosciamo, da Alberto Ferro a Monica Contrafatto, tutti devono essere liberi di esprimere la loro potenzialità, e quindi quale migliore intervento può esserci se non quello nelle scuole, dove appunto si formano i nostri ragazzi.